Ehi là amici, e rieccoci qua. Per voi saranno passate 7-8 anni, o settimane, o ore, o minuti, ma per me sono passati pochi secondi, non è vero, passati un po' di minuti, ma non abbastanza per fare questo. Caccia via la tua spada. Oh, bella l'alba al mare, ma basta parlare del mare. Oh, raga, hanno votato 5 stelle la mia lamia. Ecco, bisogna darle quello che si merita. Non mi stancherò mai. Se ore di gioco mi diverte ancora. Allora, prima di partire, vediamo un po'. Cerco di fare un po' di spesa. Tra parentesi, cosa vuol dire? Io faccio un po' di spazio comunque. Rimedi, rimedi, dite che pesano, rimedi, sì, anche loro pesano. Ma io comunque ti bravere un po'. Temporaneamente, tra voi tre. Carino, può fare rumore, ma tra voi tre. Materiali, quindi materiali posso, cioè posso usarli per creare qualcosa io o può farli qualche specialista? Pergamena. Untuosi, oh, unto. Ok, allora, te stai zitta. Perché non puoi usare le armi untuose? Le posso usare io? O non ho oggetto nel mio inventario? Strano. Stile tutto? No, fermi. C'è qualcosa che non va. Ok, per l'arciere. Assassino, archer, mago, distruttore, cacciatore, stregone. E paladino, figo. Vediamo, perché non puoi equipaggiarli? Perché li devo dare a quella bagascia di navi, no? Ecco qua, ora ci siamo. Sì, perfetto, così devo stare per pettinarsi. Esteticamente come sono? Una merda. No, non è vero, non è vero, non carini. Non carini. Ehi là. Ma sbaglio o queste sono belle gambe da donna? Fateci caso. E queste mani da uomo, braccio, tronco da uomo, testa da uomo. Queste sono belle gambe di donna. Le sto lavendo perché non voglio che la mi si vesta. Questa, mi suicido piuttosto. Questo non c'è via. Non so se sia il caso di vestire le pedine o non mie, ma io lo faccio lo stesso. Che bellino che sei, Rook. Non me ne faccio comunque niente io, quindi.
Ma prima di andare avanti, piccone. Poi spada affidata, addirittura tagliagole, beh, bellissimo. No, mentre oscuro. Allora, fermi. Oh, se solo potessi vederle, beh, andrò di numeri, andrò di spada fidata, quindi, e mi fido che sia meglio, no? No, mi spiacerà abbandonare la spada arrugginita, io amo gli echi arrugginiti. Ma mi interessa il tuo Only Wish. No, ma la tagliagola è meglio, no, non mi interessa. Va a tenersi le armi unte. Basta. Okay. Bene, è tempo di andare. Fammi vedere missioni, non ho niente, devo soltanto. E ci copri. Ok. Me ne posso andare a fare in culo, in modo più aggressivo possibile. Non ho più niente a che fare con questa città. Adesso me ne vado, ma tu verrai con me. Ce l'abbiamo fatta, poi secondo me torneremo, ci sarà un modo per tornare. Cioè, un modo per tornare certo che c'è, ma sono sicuro che non è finita qui. Stai, sto parlando. No, dai, quindi gli lascio stare, perdo tempo. Perdo tempo e non mi serve. Queste musiche così veramente classiche, è tutto classico. Bello, bello, secondo me dovrebbero molto più spesso di utilizzare la formula classica, rappresentare il classico, perché di solito com'è che sta andando? Si prende il fantasy, si prende la fantascienza, si prende il genere e lo si reinterpreta per far sì che esca beh, che, insomma, che esca un prodotto unico. In casi come, qui non c'entrano i giochi, ma parlo in modo molto generico, generale. In casi come per esempio Madoka Magica, una reinterpretazione ha strafunzionato secondo me, è rimasto nella storia Madoka. Ma in altri casi, non so, cioè prendiamo la serie Tales of, prendiamo lui. Prendiamo la serie Tales of, lui, lei, no, la serie non fa che reinterpretare a modo suo il fantasy, il GDR, fa un mischione mezzo moderno, mezzo medievale, mezzo steampunk, fa un po' una cosa così. Chi è questa signorina? Ah no, ma non hai capelli bianchi. Non hai capelli bianchi. Che delusione. La pedina? No, delusione. Peccato, sembrava avere i capelli lunghi bianchi, era strafiga. No. Mi tengo la loli. Cos'è che dicevo? Ah sì, che insomma, poi ditemi un telesoft di cui vi ricordate immediatamente. Beh dai, se c'è... Io me li ricordo, ma perché sono io? Perché ci ho giocato, perché mi affeziono. Ma secondo me, quando si tende a cercare di essere un po' unici, si tende anche a essere un po' dimenticabili. Ma va bene, perché non ogni prodotto può essere il prodotto migliore del mondo, ma vale la pena tentare. Però, ecco, la cosa che non fanno quasi mai appunto è cercare di rappresentare il classico Dragon Capocchia, Dragon's Dogma. È proprio il fantasy, non un, ma il, non c'è niente che sia fuori dai toni. È il fantasy. Mancano soltanto gli elfi e i nani, però oltre a quello.
non si impegna a essere unico, si impegna a essere quello. Quello, ma ha fatto molto bene, ha fatto il meglio possibile. Un altro esempio che posso citare è Demon's Souls, molto più di Dark e Dark Souls 3, anche se comunque con gli altri ci siamo tanto. Però Demon's Souls è proprio cazzo. È proprio il Dark Fantasy come abbiamo sempre immaginato. Quanto è lungo sto lupo? Esagerato. Cioè, è troppo lungo. No, scusate, faccio uno. Stai fermo. Faccio uno scrive perché non è un. Non è un lupo, è un furetto. No, scusa, scusa, scusa. L'ho ucciso. Aspetta, devo cercare di. Se riesco. No, cosa adesso si alza? Niente. Ops. Volevo buttarlo via per far sparire le prove. Mi sto allontanando, la sentire. Niente, Demon's Souls è proprio quel fantasy, quel dark fantasy che di cui sentivamo da piccoli, beh, oddio, quanto sentivo io da piccolo, ormai non sono più la generazione corrente. Però lo è un po' come il dark fantasy, però lì un po' comico, un po' più giocoso di Dragon Slayer. Sono tutti uguali sti nomi però. E a me fa molto piacere vedere questi giochi qui, perché ti aiutano davvero tanto. Essendo giochi di ruolo, poi ti aiutano tanto a immedesimarti. Che secondo me è lo svantaggio di un mondo. No, cioè, stai fermo, te. Di un mondo troppo particolare e che potrebbe impedirti di giocare di ruolo. Cioè, proprio di impedirti di immaginarti di trovarti lì. Perché, no, facciamo finta che Final Fantasy X. Sto usando tutti i giochi abbastanza vecchi, me ne rendo conto ora. Il 10 non è un Final Fantasy corrente. Però dai, prendiamo Final Fantasy X, che probabilmente un po' tutti conoscete. Se non lo conoscete, pazienza. Non è cercare un video su YouTube, cazzo. È un mondo molto 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 particolare. E se fosse con il protagonista muto che fai con le tue fattezze, come fai veramente a sentirti dentro quel mondo? Cioè, sì, potresti, ma è così l'unico che sai di stare giocando a Final Fantasy 10. Poi magari mi sbaglio, adesso dicendo una grandissima troiata. Ma io lì parlavo delle mie percezioni, io mi sento così. Mentre i mondi un po' più unici, per l'appunto, hanno anche il vantaggio di avere trame, misteri molto più belli che valgono la pena di essere giocati. Ecco, tipo Dragon Age aveva un gran potenziale. Oh, tutti con Dragon cominciano, porca troia. Dragon Age aveva un grande potenziale per piacermi. Se non lo conoscete, non me ne frega niente, non mi va di riassumervelo. Però mi sento veramente incapace con il gameplay. È veramente un tipo di gameplay a cui non mi sento. Mi sento compatibile. Mi menano veramente, veramente male. Non, cioè, è il punto che non potete manco dirmi Git Good, no? Git Good, sì, ecco. Perché non è questione, non è abilità, è cervello, è tattica, è qualcosa, un tipo di ragionamento a cui non sono abituato. Poi non so se è una cosa normale, bisogna. Non lo so, non ho veramente idea di cosa fare per risolvere questo problema e non sono così motivato. No, dai, ormai era tipo metà gioco, peccato. Non so, se voi avete giocato a Dragon Age e vi siete trovati ad affrontare lo stesso problema, fatemi sapere come l'avete superato, perché io boh.
Io odio lasciare i giochi a metà, odio. Ma quella è da dove siamo usciti prima. Non se ne sono andato. Beh, va fa niente. Dai, voglio andare avanti. Magazzino abbandonato, bellissimo. Forse questo è un po' fantasy grandesco. Oh, c'è un'incazzata. Dove sta andando? Perché se le prende col mago? Ah, beh, certo. Sono molto incazzato. Perché mi ignora? Adesso voglio sentirmi protagonista. Sì, non ti preoccupare. Faccio a fuoco ora. Al forno. No. Beh. È scomparso, no, ancora. Ci sono tesori? Strano. Quello? Cioè, cuociono la gente? Figo. Dunque, entrarci? No, sto scherzando. Sto scherzando. Dove sto andando? Lì. Ok. Mossa. È un bene per me lontanarmi dal sentiero. Beh, eccolo qua il sentiero, non è più un problema. Che sentiero figo. Porca puttana. Ma vi immaginate di trovarvi lì? È nemmeno così folle. Forse sono io fissato con la verosimiglianza. Ma poter pensare di trovarmi. Di potermi trovare in una situazione simile fa molto più effetto che trovarmi in una situazione assolutamente impossibile. Oh no. Beh, un mini boss. Beh. E quelli? Arpie! Allora esistono ancora. Orca troia! Ok. Stiamo attenti, Nami, tutto bene. Perché non c'è il tasto per schivare? Cioè io, per non farmi colpire, come cos'è che devo fare? Saltare via. Oh, ciao. Che parare non credo. Ma io qualcuno è morto. Ma no, ma Luca è caduto giù. No, la mia padina principale. Ma Nami? No, non è Luke, no! Che brutta stupida bionda, dai, cadere. Mi cadi così. Porca trama, si può cadere giù da un burrone? No. Ok, qualcosa mi dice che non siamo a livello giusto. Faremo game over? Probabile. No, non mi voglio fare game over, dovrei scappare. Sì, dritta, stai calmo. Oh, ciao! Ok. Forse con un po' di pazienza. Questi sono i mini boss vaganti che piacciono a me, porca puttana. Ci mangiate un mondo così, ma con molte più varianti. Io spero che ce ne siano. A molti non piace, però a me i mini boss che cambiano anche solo colore, di conseguenza elemento, non cambiano texture, a me fa impazzire. Una di quelle varianti stupidissime. Però comunque questo vuol dire che la varianza c'è.
No, è morto la mia bionda, non salirà di livello. Che rosicata. Cosa succede se addormentiamolo? Come te, come lo addormento? Un cazzo di ciclone, porco Cristo. Ecco, intanto muore. Ok, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Oh, grande. Fighissimo. Oh, sta cadendo giù, sta cadendo, sta cadendo. Cadi, cadi, cadi. No. Cosa succede se invece mi colpisco il braccio, ma è difficile da raggiungere, mi sa. Dovrei fargli cadere l'arma. Ah, un solo occhio colpitelo. Beh, ma tutti torti. Sbaglio, gli tolgo molto di più. È stato fighissimo. È stato veramente, veramente, veramente figo. Io spero che ci sia la possibilità di fare una cosa diversa per ogni punto che ne colpiamo. Oh, ma allora quindi posso colpirgli un braccio, eh? Ma che figata! Bellissimo! Guardate come vanno il panico. Mi sa che è un po' debole, debole al fuoco. Ma dai! No, voglio provare ad arrampicarmi sul braccio. No, non ora, però. Invece no. Codardo. Se non ci fosse la mia waifu. Beh, finché l'ami non torna, la mia waifu sarà ufficialmente Rook. Io voglio prendere il tuo braccio, amico mio. Ma sì, accappottati. Accappottati, è bellissimo. Oh, sta cadendo, sta cadendo, sta cadendo. Dimmi che cade, sì! Sì, che bello, questo è il sogno di ogni bambino che guarda la TV. Sì, soffri! No! Oh! Porca puttana! Lo sto facendo piangere. Oh, non ti fa bene. Ha anche una zanna spezzata. Oh! Yes, finalmente. No, non è stata una buona idea. Ok, fermi. Questo vuol dire che dovrei rinunciare? O no? No, Shadow of the Colossus. Mi sembra felice. Porca troia. Non mi sembra minimamente felice. Dov'è? Ok. Può buttarsi giù, secondo voi? Incazzato nero. Oh, ma no, ma volevo farlo io, bastardo schifoso. Chi è stato? Sta con la bambina di merda, eh? Porca puttana, non sapevo dove dovevo prenderla. Beh, io mi taglio le unghie. Sì, cadi! Lo so che la mia waifu non c'è. Io stesso salirò tipo di 40.000 livelli. No.
E lei niente, lei viene a grattarsi la figa. È orrendo. Ocio. Che culo, porca paglia. Non è stata un'ottima idea. Ma c'è ancora un lupo lì che rompe i coglioni. Minchia, non. No. Devo buttarlo giù. Allora? Devo colpirlo in faccia. Non l'ho colpito in faccia, l'ho preso sulla nuca. Vabbè. La sua mente è debole davanti alla stregoneria, cosa vuol dire? No, vuol dire questo. Papà, aiutami. Cadi, 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 mi piace quando quando sta lì a barcollare. Sei tu il mago, Luca, che aspetti? Questa è una cosa molto simile a quello che volevo andare a ricreare un po' con i mostri vaganti in Fantasy Grounds. Questo fa brutto parlare di. No, ma perché dovrebbe fare brutto parlare di Fantasy Grounds? Scusate. Cioè, io mi rendo conto adesso che probabilmente anche questo fa parte della. No! Mancava così poco! No! Come è successo? No! No! Che tristezza! Questo perché la mia è morta. Ed è tutta colpa di Rook. Allora io stacco, ragazzi. Quanto siamo lontani dal ciclope? No, beh, vabbè, fa niente. Questa è un'esperienza di vita. Grazie per avermi seguito e andate a cagare.